Anche questa settimana con me Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roatta Chiusani. Ciao Beppe, ben trovato. Un saluto a tutti voi. Cominciamo parlando del meeting che si è svolto a Lione, ma già la scorsa settimana, però non ne abbiamo parlato, gli dedichiamo oggi un momento perché insomma vale la pena. Esatto, era un meeting internazionale, indoor regionali, per cui con la nostra rappresentativa del Piemonte avevamo anche due ragazze delle nostre che tra l'altro hanno contribuito al secondo posto come rappresentativa con il massimo dei punti perché Malina è venuta Berinde che sui 60 ostacoli addirittura oltre a vincere fa anche il personale con 8,74 e anche la Valentina Pauletti vince il triplo ed è l'unica addetta a superare i 12 metri. Potremo passare poi alle gare su strada, adesso iniziano, la terza Montferrand dove avevamo una decina dei nostri rappresentanti, bene le donne in particolare dove Cristina Fontespezzi vince la sua categoria, ma salgono sul podio anche Silvia Di Salvo, Elisa Castellino al personale, Stefania Vesuvio e tanti altri. Ecco, questa terza Monferrau questa settimana invece, giusto? Esatto, era Esatto. domenica. Continuiamo adesso invece con l'ala dei Sardi, disputata anche questa settimana. Esatto, anche questa era a rappresentative regionali, bene si sono comportati il Piemonte con un secondo posto come rappresentativa dietro a quella lombarda che purtroppo è sempre imbattibile. Noi avevamo Mattia Galiano che correva questo Yamato Cross, ma è una gara a sali e scendi, un po' mista anche con l'asfalto, per cui non possono correre con le chiodate. Mattia Galiano chiude al sesto posto del junior pur rientrando da una influenza che l'ha un po' debilitato. Meglio ha fatto l'altro rappresentante, sempre di Cuneo, Leonardo Geretto, del Dragonero, che ha fatto terzo, ma qua dobbiamo segnalare la vittoria di Anna Arnaudo, sempre Dragonero, che vince la gara junior. E infine concludiamo con i risultati della Verona Half Marathon. Esatto, qua a questa gara chiamata Giulietta e Romeo Half Marathon avevamo un solo rappresentante che è Luca Laratore, ma Luca si regala il personale con 1.18.09 sulla mezza, che non è cosa da poco. Per cui complimenti a Luca. Beppe, come sempre ti ringrazio per gli aggiornamenti e ti do appuntamento alla prossima settimana. A presto. Sicuramente, a risentirci.